candidati al consiglio comunale. Questa città bisogna... Clima rovente a Pagani e non è solo colpa delle alte temperature. Il sindaco Alberico Gambino denuncia due episodi che avrebbero visto protagonisti due impiegati comunali entrati negli uffici chiusi e pur essendo in ferie, secondo quanto denunciato dal primo cittadino. Episodi sconcertanti che vanno approfonditi dagli organi giudiziari competenti, lo ha detto il sindaco di Pagani nel rendere noto i due episodi verificatisi negli scorsi giorni. In una nota Gambino racconta che l'assessore Giancarlo Contaldi si è visto quasi aggredito da un dirigente comunale sorpreso mentre usciva dal municipio in cui era entrato pur essendo in ferie e pur se gli uffici erano chiusi. Aveva, scrive Gambino, con sé alcuni fascicoli comunali poi depositati nella sua macchina. All'insistenza dell'assessore, racconta Gambino, che gli ricordava come lui fosse un funzionario comunale in ferie e peraltro non autorizzato ad entrare negli uffici comunali chiusi, l'uomo, secondo quanto raccontato sempre dal sindaco, sarebbe partito di scatto. L'altro episodio di cui parla il primo cittadino risale a giovedì scorso, quando negli uffici del cimitero sarebbe entrato, nonostante lui fosse in ferie e l'ufficio fosse chiuso al pubblico, un dipendente comunale che avrebbe operato, scrive Gambino, per circa 15 minuti sui computer degli uffici. Sono episodi gravi e fuori ordinamento che, al di là del procedimento disciplinare, devono essere approfonditi dalle autorità competenti, sottolinea il primo cittadino. Non recederemo di un passo, aggiunge, rispetto alle attività messe in atto, essendo chiara, evidente ed oggettiva, conclude il sindaco, la necessità di porre riparo ai guasti di una macchina organizzativa fuori controllo e troppo dedita in certa parte di essa a voler perseguire sulla strada dell'interesse personale.